Tutti sono tornati, benvenuti su un altro video. Oggi ho tante notizie sul mondo di bodybuilding per voi. Prima notizia di oggi è di Nick Walker. Nick Walker ha pubblicato una foto di sua condizione adesso, 11 settimane prima di Mr. Olympia. Big Vomi ha commentato sotto mettendo il braccio, tipo il braccio di muscoli. Nick Walker ha commentato pure sotto, let's give them a show, vuol dire che facciamo un show a loro. Quindi secondo me Big Vomi, per commentare su post di Nick Walker, vuol dire che lui ha paura un po' di Nick Walker, perché il Big Vomi non commenta su tanti post, e lui, per lui di andare a vedere cosa ha fatto Nick Walker, vuol dire che lui lo controlla e lo tiene sotto controllo, perché Big Vomi non è uno che commenta su tutte le persone. Ditemi la vostra, così lo so se sono solo io che penso così o anche voi pensate come me. Allora, la seconda notizia è di Michael Cruz. Michael Cruz ha pubblicato un update su condizioni. Tanto manca 3-4 giorni prima di sua gara per ottenere sul Pro Card nell'IFBB e nel PC. Quindi lui mi sembra abbastanza tirato, però secondo me non è tanto tirato. Però secondo me questo fisico basta per vincere la Pro Card. Secondo voi, questo fisico basta per vincere la Pro Card o no? Lui deve ancora essere ancora un pochettino più tirato. Ditemi la vostra, come sempre commentate sotto, così lo so cosa pensate anche su Michael Cruz. La terza notizia oggi è di Chris Bumstead. Chris Bumstead ha allenato con Flex Lewis. Flex Lewis, per chi non conosce, era un ex Mr. Olympia su categoria 2-12. E ci sono due notizie oggi su questa foto. Uno è che Chris Bosta sembra veramente più grande, più grosso rispetto all'anno scorso, perché lo so che lui ha cambiato il suo allenatore, quindi non si sa chi sta allenando veramente adesso, però lui sembra molto più grosso secondo me rispetto all'anno scorso. Anche Flex Lewis non gareggia più, però si vede che Flex Lewis è ancora in forma, ancora grosso per gareggiare anche adesso, anche se lui ha detto che lui non usa tipo i prodotti tipo steroidi, usa solo TRT in questo momento, però lui sembra molto grosso. Secondo me anche lui riesce anche a gareggiare ancora nell'IFBB. Quindi ditemi la vostra anche su questo. Secondo voi, se Flex Lewis decide di gareggiare di nuovo, secondo voi lui riesce a piazzare sui primi 5 a Mister Olympia, sì o no? Ok, l'ultima notizia è di Andrea Mossi. Ho visto che la lista su Tsunami Nutrition Pro è questo weekend, questa gara, però ho visto che c'è il nome di Andrea Mossi. Però io ho visto allenamento di Andrea Mossi sul suo studio su Instagram, non sembra uno che sta preparando per una gara, quindi non so se lui gareggia questo weekend. Però se riesco a decidere, secondo me no, perché lui non sembra in gran forma per gareggiare questo weekend. Quindi ditemi la vostra, secondo voi su questo video di Andrea Mossi, secondo voi questo weekend lui fa questa gara? Tanto secondo me non ha anche bisogno, perché è ancora prima sulla lista di qualificazione con punti, quindi secondo me lui non gareggia più fine a Mister Olympia. Però ho visto suo nome su questa lista, quindi volevo parlare di questa cosa. Secondo voi, o qualcuno di voi lo sa, se Andrea Mussi gareggerà questo weekend? Ditemi sotto se sapete qualcosa, o anche su questo video se sembra uno che gareggia questo weekend. Ci vediamo. Per chi non si è iscritto sul canale, iscrivetevi sul canale, mettetemi mi piace su questo video, commentate come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi, stay motivated, stay natural e stay nerdy. Ci vediamo, let's go!